inizia adesso il match tra Rosolini e Camarò. Attenzione ora allo scambio al limite dell'area, c'è sempre Rizza che cade, non c'è nulla secondo il direttore di gara che era lì a pochi passi. Si è rialzato Rizza senza protestare. Verso il Platini che ha spazio sulla sinistra, rientra sul mancino, sul destro il palla in mezzo, il gol. Il gol di Ricca, ma forse posizione irregolare, c'è l'arbitro che segnala qualcosa. Con un po' di ritardo l'arbitro ha annullato la rete dei padroni di casa. Il Mondello carica il sinistro, prova a mettere direttamente in aria, c'è Cardia che aggancia bene, prova il diagonale mancino, palla debole che Malandrino controlla agilmente. Attenzione perché Implatini batte subito corto per Ricca, scambiano i due, Implatini mette in mezzo con il destro, Munafo, palla in aria, alto di Amaia, grande azione qui del Rosolini, brividi per il Camaro. Nel frattempo Camaro che ci prova con Cardia che apre dall'altra parte dove c'è Mondello che carica il sinistro, finta, rientra sul destro, il tiro alto di Mondello, risponde subito il Camaro dopo l'azione di Amaia. Riparte il Rosolini con Ricca che salta Munafo, attenzione al movimento, Ricca poi salta anche Muscara, prova con il mancino, una palla che sibila a pochi centimetri dal palo. Dopo la deviazione di Muscarà sarà ancora corner. Mondello sul punto di battuta, genovese che riesce a servire Palutetti che prova direttamente a calciare, centrale dalle parti di Malandrino. Attenzione all'azione di Rosolini con Implatini, lato corto dell'area di rigore, mette morbido in mezzo Sannè, poi palla che resta ancora lì, Sannè e Cammaroto mette fuori. C'è il movimento di Mondello, Palutetti lo ignora, può caricare il destro, attenzione a Palutetti che ci prova dalla distanza, centrale, tiro sporcato da Urruti tra le braccia di Malandrino. Cardia in mezzo a due, perde il pallone, cosa per Implatini, c'è Amaia dall'altra parte, aggancia in area Amaia con l'esterno, Sannè e poi Campo mette fuori, qui Sannè determinante. C'è Cardia che prova ad agganciare, poi va morbido a cercare nuovamente Cappello, palla buona, Cappello l'aggancia, finta il cross, poi rientra sul sinistro, va a lungo dove c'è Palutetti, sponda di testa, palla che resta in aria, poi messa fuori, Cardia prova a calciare al volo, palla che arriva completamente fuori misura, rimessa laterale, palla già battuta con Mondello che provava a restituire a Genovese, ma finisce qui il primo tempo, Rosolini 0, Camaro 0. Si riparte, c'è Cappello che lancia molto bene, uno contro uno, prova ad andarsene sul destro, cerca il fondo, mette morbido, centro area Palutetti, centrale. Poi rientra ancora sul sinistro, apre verso Campo che mette morbido in mezzo dove stava arrivando Muscara, invece Cardia anticipa tutti, aggancia ma manda alto. Attenzione, brutta palla, il tiro di Amaia da buona posizione, qui Cardia aveva commesso un grande errore, va subito dalle parti di Mondello, attenzione a Palutetti all'altra parte, palla direttamente verso Genovese che non riesce ad agganciare, scivola Monaco, Palutetti uno contro uno, il gol di Palutetti! Il gol di Palutetti che manda in vantaggio il Camaro al 16° della ripresa. Scivola Monaco, traversone di Mondello, Genovese prova ad addomesticare, palla che inganna Monaco che scivola e Palutetti a tu per tu con Malandrino proprio nella porta dove segnò lo scorso anno. E quindi gol dell'1-0 del Camaro. Cardia perde il pallone, Ricca riesce a infilarsi, il tiro di Ricca, para a terra Sannè. Attenzione, gran rovesciata fuori di poco, rovesciata incredibile di Ricca. Tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione, dall'out di sinistra parte il cross in mezzo di testa, deviazione vincente ed è il pari del Rosolini, cercheremo di capire anche di chi. Urghizza dovrebbe aver segnato lui il gol del pari, eccolo qui inquadrato, svetta di testa su punizione dalla sinistra, cambia il parziale quando stiamo arrivando alla mezz'ora,
Rosolini 1, Camaro 1. Può ripartire il Camaro. Fondello cerca Paludetti che aggancia benissimo. Cerca Genovese, palla in aria, il pallonetto di Genovese, alto. Ghiotta chance qui per il Camaro al 35esimo. Attenzione in Platini, che riesce a rubare il pallone a Cammarotto che è rimasto giù. Campo lo strattona e forse viene ammonito. E quindi espulso. Camaro in 10. L'infortunio occorso a Cammarotto che forse ha fatto il cenno del cambio verso la panchina. E infatti non ce la fa Cammarotto. Morabito non riesce a contrastare il Platini che parte a campo aperto, inseguito proprio da Morabito. Il Platini entra in aria, gran chiusura di Munafo che mette in angolo. Palla rilanciata lontano. Morabito, il Platini riesce a servire a Maia, uno contro uno, Cappello in scivolata. Incredibile salvataggio di Cappello. Palla messa in area, cade, attenzione, palla che entra in rete. In Platini, nei minuti di recupero, proprio al 49esimo, in Platini porta in vantaggio il Rosolini. Rosolini che segna con il gol di Platini sugli sviluppi di un corner. Platini eterno, lo diciamo sempre, va a segnare un gol pesantissimo che porta in vantaggio il Rosolini. Genovese mette in mezzo, palla che resta lì in area, Monaco va a rilanciare ma è finita. Il Rosolini vince 2-1 grazie ai gol di Urquiza e Platini dopo il momentaneo vantaggio del Camaro.